L'obiettivo principale è quello che poi comunque sia relativo al progetto di VR, cioè praticamente allargare gli obiettivi di Orgoglio Amaranto, allargare comunque sia anche la conoscenza a persone che magari non frequentano abitualmente lo stadio, conoscono bene la scuola dell'Arezzo, e dunque fare progetti legati al sociale. Uno di questi era infatti legato a questo fumetto che abbiamo presentato stamani, e questo, dove qui lo scopo di questo fumetto qui è comunque il bambino indirizzarlo verso un fair play e comunque sia verso una direzione di valori sportivi che sono molto importanti. Valori dello sport che, ricordo, tante volte si va allo stadio senza conoscere comportamenti e così via, dunque qui si punta molto proprio sui valori dello sport. E ovviamente a Tinta Amaranto anche con queste avventure, dove uno dei personaggi è ovviamente il cavallino rampante. Il personaggio principale è un cavallino rampante, chiaramente sappiamo tutti che è il simbolo della nostra squadra, è ben riconoscibile, sciarpa al collo, stemmino, e lui praticamente accompagna questa avventura in queste tre vere e proprie storie e racconta in modo educativo quello che è lo sport. Come è stato realizzato questo libro? È un'idea che ci è presa 2 anni fa, poi dopo è stata grazie a Lisa Bianchi, che ha fatto tutto lei, questa la nostra graphic designer, che ha realizzato e, ci tengo a precisare, disegnato e donato a Orgoglio Amaranto, e già fin dalle prime bozze devo dire che avevamo visto che veniva fuori qualcosa di stupendo, e così è stato. Spero veramente che venga apprezzato a tutti gli alunni, le terze classi e poi tutte le scuole elementari che verrà donato. Io sono diventata assessora allo sport proprio nel momento di maggior difficoltà della squadra, ed è proprio in questi momenti che ho visto proprio l'attaccamento della città, della tifoseria alla squadra di calcio, un attaccamento che non ho visto in altre realtà, e questo ha fatto sì che oggi indossi la sciarpa dell'Arezzo, ma visto molto spesso allo stadio, perché è stato, sì, è vero, sono stati momenti difficili, ma si è visto quanto è forte il valore dello sport e il radicamento di questa squadra nella città.